Amici di Fanner, appassionati del calcio a 5 regionale, benvenuti a Santa Marinella, dove al Pala De Angelis il TD Santa Marinella ospita per questo primo turno di Coppa Lazio di C2 il Valencia per questo match di andata. Tra due settimane il ritorno, Santa Marinella in divisa gialla con calzoncini neri. Per quel che riguarda invece il Valencia, divisa bianca a calzoncini azzurri. Andiamo con la lettura a breve delle liste. Il Santa Marinella con Rocchetti, Contino, Fantozzi, Di Gabriele, Ranzoni, Gaone, Dorinzi, Traini, Maggi, De Fazzi, Donati, Pretto, mister Di Gabriele. Per quel che riguarda invece il Valencia, Pizzei, Bianchini, Evangelista, Guazzaroni, Stefano Evangelista, Visonà, Tripoti, Margaglio, Fioravanti, Bianchi, Egidi e Crocetti. Mister Roberto Ronchi. Il Santa Marinella con il primo possesso del pallone fa girare la sfera, rimane alto a metà campo il Valencia. Sbaglia il primo tocco, adesso De Fazzi in posizione di ultimo, lui che è un pivot naturale, quindi Lorenzo Margaglio, l'ex giocatore dell'Olympus, scambia con il compagno, perde il primo pallone adesso il Valencia. Fase di studio del match con il Santa Marinella che muove il pallone con Ranzoni. Di nuovo Ranzoni cerca lateralmente il compagno, palla all'indietro per Fantozzi, quindi De Fazzi. Nuovamente in attesa il Valencia, De Fazzi, Ranzoni, cerca e trova Fantozzi. Quest'oggi capitano, il numero 3. Bella palla per Mattia Ranzoni che potrebbe darla a De Fazzi. Ranzoni fa tutto da solo, la perde e quindi il contropiede del Valencia. Attenzione a Evangelista che punta l'avversario. Evangelista lo scarico a sinistra per il compagno. Ci arriva Pretto che quest'oggi gioca titolare al posto di un portiere molto esperto come Giordano Rocchetti. Mister Di Gabriele ha scelto per il classe 93 questa formula, ovvero giocare le partite quantomeno di Coppa. Lui che comunque è stato indicato come un portiere molto interessante e che farebbe comodo anche a molte squadre di Serie C1. Sempre il Santa Marinella che gestisce il pallone con Ranzoni, da Ranzoni a De Fazzi. De Fazzi cerca Fantozzi, si alza il pressing del Valencia, interessante, poi la palla per De Fazzi. Ci arriva il Valencia con Evangelista. Fioravanti sulla sinistra per Guazzaroni, ancora Fioravanti. Fantozzi va in pressing, ma lo salta secco il numero 8 Visonà e c'è infatti il calcio di punizione a favore del Valencia, il primo della partita, già battuto con Margaglio che dà per Evangelista. Sbaglia poi il pallone, palla fuori. Nessuna azione fino a questo momento concretizzata tra le due squadre. Sono passati esattamente 2 minuti e 15 secondi, siamo ancora sullo 0-0. Presso De Fazzi cerca Ranzoni che mette al centro il tocco di Margaglio, calcio d'angolo il primo del match in assoluto, il primo ovviamente per il Santa Marinella da sinistra, lo va a battere lo stesso Ranzoni che se l'è guadagnato. Palla alta per il tiro al volo di De Fazzi che ci prova due volte, incoccia male la sfera nella seconda occasione, nella prima era stato murato, palla fuori e quindi può rimetterla in gioco Crocetti. Resta alto il Santa Marinella e quindi Crocetti andrà sicuramente lungo. Infatti è così, va a cercare Margaglio, palla difficilissima. Era ben marcato peraltro da Ranzoni, uno dei protagonisti della scorsa stagione e delle ultime stagioni dell'Olympus, ovvero Lorenzo Margaglio. Tanti anni passati con i Blues, questa è un'altra nuova esperienza, sempre a Roma Nord con il Valencia. Fantozzi perde palla, adesso il Santa Marinella, si vuole Evangelista! Che manca una palla gol incredibile, che errore di Evangelista solo davanti al portiere su un regalo, un cioccolatino praticamente della difesa del Santa Marinella. Ha mancato l'1-0, manca come al solito di attenzione la squadra di Di Gabriele che nei primi minuti di partita solitamente concede tante palle gol. Non ne ha approfittato la squadra ospite e dunque vediamo se si sarà svegliato il Santa Marinella dopo questa occasione. Ora la sfera che giunge a Fantozzi per De Fazzi,
ancora De Fazzi. Con difficoltà De Fazzi sale il pressing del Valencia, poi la bella palla nei confronti del compagno, ovvero Contino, che lotta. Non c'è rimessa laterale, si continua a giocare con Fantozzi, che ha un buon calcio, prova a portarsi la palla sul sinistro, torna però su di lui Lorenzo Margaglio, e quindi la rimessa laterale per il Valencia. Quando siamo giunti ormai al quarto di gioco, sempre 0-0 il risultato tra le due squadre. Ora De Fazzi dà per Contino, Contino da ultimo per Anzoni, ancora Contino, arretra e si alza con coraggio di Valencia. Pretto, Ranzoni, bella uscita per Contino, occhio al 2 contro 1, palla per De Fazzi, De Fazzi palla sul destro, De Fazzi, Crocetti respinge, prima occasione per il Santa Mariella, ma sul contropiede prova ad andare Margaglio, che 1 contro 2 perde il pallone, e il fallo commesso da Lorenzo Margaglio nel recupero del pallone. E quindi la prima occasione del match l'abbiamo vista, è stata quella di De Fazzi per il Santa Marinella, che ha risposto a quell'altra grossa opportunità di Evangelista spedita fuori. Ora ancora De Fazzi dall'altra parte, il compagno, palla troppo lunga per Donati, che poteva toccare con fortuna il primo pallone del match, ma la palla si è spinta fuori, e quindi il Valencia, rimessa laterale di Fioravanti, che cerca e trova lungo Evangelista, che perde però il pallone nei confronti di Contino, non al meglio il numero 2, lo sta cercando di recuperare mister Di Gabriele. Donati, ancora Contino, perde la palla Donati, Crocetti ci arriva, e quindi ancora l'ultimo Fioravanti, palla lunga, cerca e trova Evangelista, che di spalla sposta l'avversario, Evangelista tenta di dare via il pallone, altra buona opportunità per il Valencia, sprecata però da Evangelista, ma c'è il calcio d'angolo per gli ospiti, il primo del match, Lorenzo Margaglio chiama lo schema numero 1, c'è un uomo al centro dell'area, che si tratta di Evangelista. Poi Bisonà ha postato fuori con Fioravanti, prova infatti Bisonà ad andare, la riconquista il Santa Marinella, che però non riesce ad impostare, palla fuori, quindi Bisonà per Margaglio, perde il pallone, De Fazzi può scattare il contropiede del Santa Marinella, che va in questo momento, Donati non riesce ad agganciare, torna su di lui Evangelista, che poi lancia lungo. Adesso si abbassa leggermente il Valencia dopo i primi 5 minuti di pressione nei confronti di un'avversaria non precisa fino a questo momento in difesa. Donati perde il pallone, rimessa laterale per il Valencia, mentre mister Di Gabriele invita lo stesso Donati a guardare gli avversari e i compagni soprattutto dietro di lui, e non sprecare questi palloni. Fioravanti sul punto di battuta, cerca e trova Bisonà, Crocetti, lancio lungo col mancino, non trova nessuno, comodo Pretto per De Fazzi, Contino, De Fazzi, palla per Donati, Donati 2 contro 1, si mette in una brutta situazione, perde il pallone Donati, attenzione a Margaglio, Margaglio, vantaggio a sorpresa del Valencia qui al Pala De Angelis, l'errore di Donati regala l'assist praticamente a Margaglio, che si invola verso la porta avversaria e fa gol, è 0-1. Evidente l'errore di Donati, che ha portato quindi al gol gli avversari. Lo stesso Donati, palla per Ranzoni, ancora per Donati, troppo lunga. Lo aveva avvisato mister Di Gabriele a non sbagliare, a guardare dietro piuttosto che a tenere il pallone. Donati ha esagerato e sulla pressione alta del Valencia ha dato il pallone del gol a Margaglio. Ora Fioravanti, perde il pallone quindi Donati, Donati prova a fare tutto da solo, a rimediare all'errore precedente, non riesce. Quindi Crocetti, lancio lungo a cercare nessuno, Pretto comodo per Contino, De Fazzi perde un altro brutto pallone, ma c'è il fallo fischiato a Fioravanti, che con le mani spostava l'avversario, diversa la mole tra i due giocatori Fioravanti e Maggi. L'arbitro decide per una punizione per Santa Marinella, già battuta ma già persa questa sfera da parte degli uomini di Gabriele.
tiro avanti. L'ultimo perde un brutto pallone, il tiro fuori, quasi a botta sicura di Maggi. Quindi Crocetti, lancio lungo a cercare dall'altra parte Evangelista. Evangelista, il palo centrato da Evangelista. Poteva essere il 2-0. Margaglio cerca e trova ancora Evangelista. In palla il Valencia in questa fase del match. Ricordiamo in vantaggio per 1-0. Gol di Margaglio. Crocetti cerca nuovamente il compagno. Subisce forse una spinta, continuo. C'è solo rimessa laterale. Va sul pallone Fioravanti che dà a Margaglio. Poi Margaglio cerca in diagonale il compagno, non riesce. Ora la sfera per De Fazzi. De Fazzi nella sua posizione preferita, ovvero l'esterno sinistro, non riesce a ritagliarsi lo spazio per la conclusione. Palla fuori, quindi la rimessa laterale per il Santa Marinella con Contino che dà a Donati. Di nuovo Contino. Fa difficoltà il Santa Marinella a impostare il gioco. Maggi, bella palla per Donati che prova ad involarsi nella porta avversaria. Bisonà va a chiudere. Donati per De Fazzi. Ha tanto spazio De Fazzi. Da per Contino, torna su di lui però Lorenzo Margaglio. C'è comunque la rimessa laterale per il Santa Marinella. Donati perde il pallone, Bisonà prova ad andare uno contro uno, ancora Bisonà. Bisonà, De Fazzi prova a riconquistare la sfera, ci riesce ma Evangelista è più lesto di lui. C'è comunque la rimessa laterale per il Santa Marinella, zona difensiva già battuta. Due falli ad uno per gli ospiti in vantaggio. Maggi, Maggi prova la conclusione dell'Italia. Non riesce a stopparla a Crocetti che comunque si avvale dell'aiuto di Fioravanti che a scavare del pallone per il compagno che Bisonà che si invola verso la porta avversaria. Il tocco dentro, attenzione, altra occasione per il tiro di Margaglio, respinge nuovamente Pretto, si continua a giocare. Ma che pericolosità da parte del Valencia, troppo lento il Santa Marinella in fase di ripiegamento, un po' pigra la squadra di Gabriele quest'oggi. Maggi, Contino, cerca nuovamente Maggi che poi tocca per ultimo, rimessa laterale per Fioravanti. Palla per Pizzei, Evangelista, nuovamente Pizzei, cerca e trova il numero 16, ovvero Egidi. Ora si è alzato il Santa Marinella. Donati intercetta la sfera, ancora Donati, gioca con il pallone, tacco a favorire il compagno. Arriva però la chiusura pronta di Pizzei su Contino. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Santa Marinella. Sul punto di battuta c'è lo stesso Contino che dà la sfera a Donati. Donati chiede lo scambio a Maggi. Nuovamente Donati, gira per Contino, ancora Donati, Donati con coraggio provando da dentro, Donati per De Fazzi, palla sul secondo palo, intercettata da Fioravanti e poi da Crocetti, ripartenza, attenzione a Evangelista, Evangelista può mettere al centro, Evangelista murato dal ritorno di Contino, questa volta ha ripiegato in maniera rapida, poi Evangelista a scavare per Bisonà. Il tocco di Bisonà, anzi si trattava di Guazzaroni, il numero 6. Quindi Pizzei, nuovamente Guazzaroni, all'indietro per Crocetti. Lancio lungo, ma c'è stato un fallo. E c'è quindi la rimessa laterale per il... anzi scusate, il calcio di punizione per il Valencia. Il pressing di Maggi, un po' eccessivo, lo ha portato al fallo. Ora Crocetti lancia a lungo, intercetta fortunosamente un compagno, ma c'è un altro calcio di punizione, il cartellino giallo, il primo del match per il numero 9, ovvero Maggi, che chiede scusa a Guazzaroni. Finisce sul taccuino dei cattivi, quindi il giocatore del Santa Marinella. Sono passati 13 minuti, siamo ancora 0-1 in favore del Valencia.
Guazzaroni chiede lo scambio Evangelista, chiuso Evangelista, si continua a giocare con Pizzei. In divisione A intercetta nuovamente De Fazzi, si ferma De Fazzi, Donati, buona prova del Valencia difensivamente, non dà nessuno spazio alla velocità su un campo così ampio rispetto al Santa Marinella, che è molto rapido solitamente a ripartire. Nuova rimessa laterale per gli uomini di Gabriele. Donati può calciare, Donati chiude troppo il destro, palla fuori e resta in pressione il numero 11. Crocetti è pronto a rimettere il pallone, lo dà il compagno, che ingenuità adesso di Maggi, che ha restituito la sfera perdendo l'uomo. Occhio Evangelista, che stava dando un pallone dentro molto interessante. Nulla di fatto per la doppia chiusura degli uomini del Santa Marinella, che ora vanno con il neo entrato di Gabriele. Quindi De Fazzi, Donati, Donati perde il pallone, intercetta nuovamente Pizzei, occhio Evangelista, il tiro, Donati intercetta, pericolosa occasione, poi Donati decide di ripartire, Donati per De Fazzi, De Fazzi per Donati, la sistema lui Alessio Donati dopo l'errore del gol che aveva portato al vantaggio il Valencia, ruba la sfera e va a segnare l'1-0, l'1-1 in tandem con De Fazzi. È stato bravissimo Alessio Donati, aveva perso in realtà un altro pallone, poi l'ho recuperato sul secondo palo e poi si è involato per l'1-1 dei padroni di casa, che come detto, come trovano spazio, sono pericolosissimi su un campo così ampio, un 40-20 con un parquet appena ristrutturato peraltro. Non molla però il Valencia, può mettere dal centro, ci arriva Pretto sull'assist di Evangelista e Gidi poteva fare 1-2. Che occasione per il Valencia, che continua ad attaccare, non è affatto intimorito dall'avversaria, e Gidi mette al centro, intercetta poi Donati, lo scambio con De Fazzi, palla persa, poi ancora Evangelista, Evangelista può calciare, Murato Evangelista in due tempi, Pretto intercetta, altra palla persa, ancora Pretto su Evangelista, si lamenta il portiere per la scarsa attenzione dei compagni, poi Donati si ferma, Donati decide di andare in campo aperto, ancora Donati, Donati l'assist per il compagno, palla sul secondo palo di Gabriele, arriva tardi sul pallone. Donati sembra essere lui l'uomo che accende le azioni del Santa Marinella, poi Crocetti lancia lungo, perde la sfera. 17esimo sul cronometro di questo primo tempo, risultato fermo sull'1-1. Ha aperto le marcature Lorenzo Margaglio per gli ospiti, ha pareggiato poi Donati proprio 3 minuti fa, lo stesso Donati, scambia con Traini, Donati e Traini, bella palla per Di Gabriele che sul controllo non è perfetto, poi da per Traini, toccato il pallone, Traini, Di Gabriele, Donati, la palla a De Fazzi, De Fazzi sul secondo palo, non trova né Traini né la porta, nuovamente Crocetti, adesso il Valencia si è abbassato un pochino, sta subendo infatti il ritmo del Santa Marinella, palla fuori, verrà restituita credo, si era pensato ad un infortunio per Evangelista, scongiurato, e quindi De Fazzi restituisce il pallone tra gli applausi del pubblico questo martedì sera, infrasettimanale di Coppa. Ora Donati, intercetta il pallone, ancora Donati, chiuso bene da Evangelista, con il fisico Evangelista, bella partita la sua, riconquista la sfera, il tocco per il compagno che è Egidi, Egidi perde la sfera, Egidi continua a lottare, sfera per Evangelista che non riceve nessuno dall'altra parte, si chiarisce con il compagno, sfera per il Santa Marinella, con Traini, Di Gabriele, Donati, ancora Di Gabriele, Di Gabriele resiste, Di Gabriele accompagna dall'altra parte, lo serve, ma intercetta sul suo ritorno Pizzei, quindi Crocetti ennesimo lancio lungo a cercare un compagno, non lo trovano, un Valencia più bravo ad aspettare l'avversario e a pressarlo,
piuttosto che impostare fino a questo momento. Ora Donati cerca e trova Traini, ancora Traini col mancino, non è il suo piede e si vede palla fuori da buona posizione. Crocetti ha controllato il pallone che usciva alla sua destra e lo stesso portiere rimette in gioco la sfera, il lancio lungo a cercare Pizzei che spalle la porta, dà il pallone per Visona, anzi per Guassaroni, poi ancora Pizzei, Evangelista alla sua sinistra, Evangelista con la punta, intercetta, poi Donati, nuovo pallone intercettato, attenzione al contro break del Santa Marinella con Donati, Donati per Traini, Traini ha tanto spazio, Traini, questa volta non sbaglia, col piede preferito, Traini, ed è 2-1 del Santa Marinella che dopo aver subito il gol del vantaggio avversario, ribalta con Donati e Traini, Donati per lui, un gol e un assist. Quasi a dire che fa tutto lui, ha servito il gol agli avversari, poi è andato a segnare su una palla recuperata il gol del 2-1, ora il tiro di Traini e poi ha servito proprio Traini che col destro è andato per il vantaggio di Gabriele, perdonati, di Gabriele, 20 sul cronometro, Traini. Di Gabriele cerca ancora Donati. Donati per De Fazzi. In verticale adesso la sfera arriva finalmente a Traini che con la suola cerca De Fazzi. Non si comprendono in avanti. Quindi è Gidi per Guazzaroni. Palla intercettata da Donati che poi subisce il ritorno di Gidi. Rimessa laterale in zona d'attacco. Di Gabriele apre per De Fazzi, De Fazzi si ferma, De Fazzi, super gol di De Fazzi che pesca l'incrocio dei pali, tanti applausi per questa rete, grandissimo gol di Giordano De Fazzi ed è 3-1 Santa Marinella. Stupenda rete per De Fazzi che quindi va a segno anche stasera, lui che segna praticamente tutte le partite, l'ex pivot dell'Atletico Civitavecchia. Ora prova a reagire il Valencia che si trova sotto 3-1, ma ha fatto una buona partita la squadra di Ronchi fino a questo momento, 22esimo in corso. Margaglio a scavare per Fioravanti che di controbalzo colpisce in maniera imprecisa, palla fuori. Si abbassa adesso il pressing del Valencia, forse un po' stanca la squadra di Ronchi, adesso si rialzano sulla tre quarti, provano ad impedire al Santa Marinella di lanciarsi in velocità e infatti ci riescono nuovamente con una palla intercettata da Fioravanti, nuovamente Fioravanti salta l'avversario e Fioravanti fa tutto da solo, Donati intercetta e prova a ripartire 2 contro 1, Donati per De Fazzi con lo scavetto torna su di lui Margaglio, quindi Crocetti, la sfera sulla sinistra, Evangelista, di nuovo Fioravanti, buona la sua partita fino a questo momento, Margaglio prova di piattone, l'intercetto da parte della difesa del Santa Marinella, poi Evangelista ai due tempi, Pretto riesce a intercettare e a far ripartire i suoi, ma continua ad attaccare la squadra, attenzione al fallaccio subito da Visonai, attenzione alla reazione di Fioravanti che spinge sul volto l'avversario, piccola mischia e cartellino rosso per Fioravanti, eccessiva la protesta e la reazione del numero 11 che è andato a spingere Di Gabriele che era entrato in malo modo nei confronti di un avversario, ma finisce qui la partita per Fioravanti che è esagerato nella reazione sotto gli occhi dell'arbitro e quindi inferiorità numerica per il Valencia. Chiedeva qualcosa in più il giocatore del Valencia nei confronti della scivolata da parte di Traini, forse mi correggo, che poi va a chiedere scusa, anzi no, Di Gabriele che va a chiedere scusa all'avversario. Certo che Fioravanti poteva risparmiarsi questa reazione
e adesso mette in difficoltà i suoi compagni che sono sotto 3-1 e sotto anche dal punto di vista numerico. Come siamo al 24esimo del primo tempo, 3-1 il risultato. Valencia con l'uomo in meno per 2 minuti di gioco. Si resta ancora fermi. Lorenzo Margaglio sul punto di battuta. 2 uomini in barriera, uno si stacca, uno rimane fisso, chiamato da Pretto. Ora Margaglio l'appoggia per il compagno, fa girare la sfera Visonà. Di nuovo Visonà, si ferma Visonà, con coraggio prova ad attaccare Visonà che è passato. Visonà va al centro, intercetta questa volta il Santa Marinella. C'è rimessa laterale proprio per i padroni di casa. E il Valencia va a ripiegare vista l'inferiorità numerica. De Fazzi fa girare saggiamente la sfera il Santa Marinella cercando il varco giusto. Donati, Traini e De Fazzi. Traini, ancora De Fazzi, Donati, perde il pallone Donati con una Veronica, poi salta l'avversario, palla sul secondo palo, palla al centro per Traini, l'intervento perfetto da parte di Margaglio sulla linea, si continua a giocare con continuo che serve De Fazzi. Donati, De Fazzi, Contino, De Fazzi, Traini, Giordano De Fazzi ha tanto spazio, palla per Contino, ancora per De Fazzi, cerca e trova Traini che lo mette al centro, palla per De Fazzi, De Fazzi può calciare, respinge Crocetti, regge il Valencia. Donati, è passato ormai 1 minuto e mezzo, può rientrare quasi il quinto uomo per gli ospiti. Donati, palla per Traini, nuovamente Donati, toccata la palla da Margaglio. Donati, continuo, non riesce a far valere la superiorità numerica adesso il Santa Marinella. Ora da De Fazzi, da ultimo De Fazzi, palla per Traini, nuovamente De Fazzi, c'è Contino sulla sinistra che riceve, doppiatone per De Fazzi, perde il pallone, Evangelista può fare respirare i suoi ma perde a sua volta la sfera, la palla poi per Donati che continua a controllare, c'è forse un fallo, è così secondo il direttore di gara. Evangelista protesta un po' ma in questa occasione la Veronica di De Fazzi lo aveva, scusate, di Donati lo aveva disorientato. È rientrato intanto il quinto uomo, dunque il Santa Marinella che non ha approfittato della superiorità numerica dopo l'espulsione. Il Fioravanti, un giocatore molto importante per gli equilibri della squadra di Ronchi, l'ultimo. Si rimane sul 3-1 con il Valencia che ci riprova alzandosi in pressing. Donati, tanto spazio, può aprire il campo il Santa Marinella. Lo fa ancora con Donati. Bello il gioco di gambe, palla sul secondo palo per Traini, imprecisa. Sfera fuori. Quindi Pizzei. Adesso allenta un pochino la velocità il Valencia, come ad andare, a voler andare sotto di 2 reti. Alla fine di questo primo tempo. Pizzei. Reazione di Traini. 29esimo. Anzi 28esimo, mancano 2 minuti, più recupero al termine di questo primo tempo con Visonà che dà per Margaglio, palla di ritorno errata, quindi De Fazzi può aprire il campo per Donati, Donati può calciare, Donati lo fa invece e Crocetti sul secondo palo è perfetto. Ottimo intervento del numero 22. Ora l'angolo battuto a scavare per il colpo al volo quasi di De Fazzi. Margaglio fa buona guardia nella zona centrale del campo. De Fazzi per Donati e arriva qui il triplice, il duplice fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo di TD Santa Marinella Valencia, squadre che hanno avuto il dovuto riposo. Siamo sul 3-1 per il Santa Marinella nei confronti di un Valencia, un 3-1 in rimonta, ha iniziato bene la squadra ospite.
con la pressione sugli avversari è andato in vantaggio su un errore di Donati, poi un Donati che ha capovolto il match con una rete e un assist. Ora De Pazzi, sua la magia del 3-1, assoluta perla, una cannonata all'incrocio dei pali sul secondo palo dove Crocetti non poteva nulla. De Pazzi all'indietro per Traini, ancora De Pazzi, molto offensivo il quintetto centro di Gabriele in questo momento, con De Pazzi che rimane ultimo, alza poi la sfera per Traini, l'autore del gol del 2-1, scambia ancora con De Pazzi, tanto spazio a sinistra per Contino che prova col mancino, palla alta del numero 2. Rimane alto il Santa Marinella, non vuole far salire di ritmo un Valencia che in questo momento si trova sotto di due reti e deve fare qualcosina in più anche in vista del ritorno. Ora il lancio lungo di Crocetti a cercare il diagonale tentato da Margaglio, c'è forse un tocco, è così, calcio d'angolo, bellissima occasione creata praticamente dal nulla dal Valencia e dal piede destro di Margaglio che da quella posizione ha segnato lo scorso anno con la maglia dell'Olympus Salido di Ostia, un gol stupendo in quello che fu una delle più sonore sconfitte subite dal Lido in C1 e una delle più belle vittorie dell'Olympus di Marcello Cocco. Ora di nuovo Margaglio, scambia con Bisonà, scivola Margaglio e perde il pallone. Santa Marinella quindi può soffrire di una rimessa laterale nella zona sinistra del campo, lo fa in questo momento, palla per De Pazzi che gira per Contino. Contino punta e poi decide di tornare indietro, non ha ancora il passo il numero 2 e la palla di ritorno è errata da parte di De Pazzi, quindi è giro per Evangelista, Margaglio per Guazzaroni, intercetto di Traini, palla fuori, Guazzaroni per Margaglio, il lancio lungo di Crocetti, non trova nessuno, quindi De Pazzi per Contino, nuovamente De Pazzi, Contino pressato, Contino dai Gidi è costretto a buttare via il pallone e nuovamente il Santa Marinella in difficoltà in difesa, e Gidi prova la conclusione, poi Guazzaroni, ma viene invitata la distanza la difesa del Santa Marinella. Ora lo stesso Guazzaroni a prendere il pallone tra le mani, a servirlo ad Egidi, quindi Margaglio nuovamente per Egidi, nuovamente per Margaglio, bella azione del Valencia, mette al centro Evangelista e non trova nessuno. Ora De Pazzi e Contino prova a ripartire la squadra di Gabriele, si spacca la difesa avversaria, poi torna l'impiegamento difensivo, Contino prova a saltare Margaglio, uno dei migliori Margaglio, serve la sua esperienza a questo Valencia per recuperare questo match. Traini, bene il tocco per De Pazzi, chiuso da due avversari, Evangelista, 2 contro 2 creato dall'ex Blue Green. Evangelista si ferma, perde il pallone e lo recupera quindi il Santa Marinella, nuovamente versa la palla con sufficienza da parte di Traini, poi il tiro dall'out laterale da parte di Evangelista che guadagna un buon calcio d'angolo per la formazione di Roma Nord. Sul punto di battuta c'è Margaglio, mette al centro Margaglio, bucano un paio di difensori, palla fuori. Siamo giunti al 33esimo di questo match, terzo minuto del secondo tempo, sempre 3-1 il risultato in favore del team di Santa Marinella, che sta trovando qualche difficoltà di impostare la manovra. Ora prova ad uscire dal piede, ma non ha il passo adesso Contino che sta dietro all'avversario. Margaglio che fa scorrere via il pallone. Crocetti, lancio lungo, cercare il compagno. Bella questa palla intercettata dal Valencia, poi ci arriva, ma con un fallo secondo il direttore di gara, il numero 6 Gaone. Jean-Pierre Gaone che è tornato quest'anno
a giocare col Santa Marinella, lo scorso anno ricorderete assente illustre della squadra. Ora calcio di punizione per il Valencia, sul punto di battuta ci sono Evangelista e Margaglio, l'arbitro contra i passi, due uomini in barriera voluti da Pretto, sono esattamente De Fazzi e Traini, che poi si stacca e va sul secondo palo. Prova ad andare Evangelista col piattone, uno schema, poi Margaglio col mancino, trova la deviazione di un attento Jean-Pierre Gaone. Rimessa laterale per il Valencia, ritmi non altissimi in questo secondo tempo. Egidi per Margaglio con la suola per Guazzaroni, che prova la conclusione, poi Crocetti, pronto intervento del numero 22 che spara fuori il pallone, impaurito dal ritorno di Contino. Quindi De Fazzi per Traini, Gaone per De Fazzi, Traini, Gaone, anzi buono questo pallone del numero 6 che perde poi la sfera, si addormenta con la palla tra i piedi, quindi Guazzaroni, il tocco per un compagno, e Egidi, Egidi carica il destro, Pretto con i piedi, respinge, buona occasione per il Valencia, buona partita disputata da Pretto, che in più di un paio di opportunità nel primo tempo ha salvato i suoi compagni. Evangelista scambia con Guazzaroni, prova a mettere al centro Evangelista, altra rimessa laterale, si accontenta il numero 7 che dà l'indietro nuovamente per Guazzaroni, palla per Margaglio, Margaglio può girarsi, Margaglio col diagonale in girata, palla fuori, ma c'è stato un tocco secondo il direttore di gara e sarà calcio d'angolo per il Valencia, si appresta a batterlo Egidi sul palo a coprire Traini. Egidi intercetta il giocatore del Santa Marinella, Traini, che poi fa ripartire i suoi. Occhio a questa opportunità per Contino, murato da un avversario, rimessa laterale per il Santa Marinella. Sesto di gioco, 3-1 il risultato in questo secondo tempo. De Fazzi, il numero 10 per Traini. Contino salta l'avversario, prova a dare la palla a Jean-Pierre Gaune, fa buona guardia a Margaglio, invita a salire i suoi ronchi, infatti lo fanno in questo momento, che provano a mettere in difficoltà il Santa Marinella, e infatti rimane in difficoltà la squadra di Gabriele, poi Pretto sparacchia in avanti, pressata la squadra di casa, trova molta difficoltà a fare gioco. Ora è Gini, chiede lo scambio al compagno, Traini con sicurezza mette in out laterale, Egidi per Crocetti, lancio lungo sempre per Egidi che stoppa non in maniera perfetta, non era un pallone molto semplice per il numero 16. Quindi De Fazzi all'indietro per Contino, suola per De Fazzi, De Fazzi perde il pallone, occhio al tiro col mancino e il gol di Guazzaroni, un altro errore difensivo del TD Santa Marinella, Guazzaroni va a segnare il gol del 3-2, il Valencia c'è e riapre il match. Un altro errore difensivo del Santa Marinella, costa un gol agli uomini di Gabriele, che sicuramente non è contento fino a questo momento della prova dei suoi. Anche in vista del ritorno sul campo del Valencia, ora la deviazione costringe al tocco Pretto, diciamo in vista del ritorno non è un buon risultato per il TD Santa Marinella. Campo all'esterno, campo sintetico, sicuramente non è il Pala De Angelis, il terreno amico. Ora Pretto è costretto all'intervento, murato nuovamente Guazzaroni, il Valencia rischia di andare sul 3-3 con Evangelista. Crocetti si rialzano i ritmi del match dopo questo gol, quindi Contino si ferma ed ha perdonati, Donati può aprire il pallone, lo riconquista Evangelista, è bravissimo, ottimo, occhio al 3-2, palla per Margaglio, Margaglio spara fuori da buona posizione, l'occasione del pari, e ora sì che il Valencia meriterebbe il pareggio.
per quanto visto in questo secondo tempo, nessuna occasione per il Santa Marinella. 3 addirittura per il Valencia, su una di queste è arrivato il gol di Guazzaroni. Traini, Donati, Traini, ancora per Donati, Contino, Donati, occhio al movimento al centro di Traini, Donati però va all'indietro, sempre per Contino, gira la sfera Ranzoni, per Donati, Donati, il tocco di Crocetti in angolo, bella parata di Crocetti, che è stato chiamato a mantenere il risultato per i suoi, ha risposto presente con il piede sinistro, angolo per il TD Santa Marinella. Margaglio arriva per primo sul pallone, rimessa laterale per gli uomini di Gabriele che vanno con Contino, quindi con Traini che ha una buona conclusione, intercetta in due tempi Crocetti che poi spazza il pallone quasi verso la porta del portiere avversario. Si trattava di Pretto che rimette in gioco il pallone. Contino, Donati, Contino, in difficoltà il Santa Marinella, perde un altro pallone con Visonà che dà per Evangelista che sbaglia lo stop, ripartenza a 3 contro 2 del Santa Marinella con Donati che può darlo al compagno, trattenuto evidente di Margaglio che si prende il dovuto cartellino giallo. Andava a far gol il Santa Marinella in questo 3 contro 2 sacrosanto fallo speso da Margaglio che chiede scusa poi all'avversario. Si rimane sul 3-2 in questo bel match di martedì sera tra TD Santa Marinella e Valencia. Ricordiamo è l'andata del primo turno di Coppa Lazio di C2. Ora il calcio di punizione per il destro di Traini, Murato, sempre Traini per Donati, cerca il gioco di prestigio il giocatore del TD Santa Marinella. Ancora il pressing del Valencia a mettere in difficoltà Contino che non riesce ad uscire, palla al piede, poi lo fa Contino, occhio al 2 contro 1, sempre Contino, Contino si ferma, la sfera è per Donati, Donati, Donati può andare sul destro, si è costretto per tornare indietro da Gaone, la palla può essere messa al centro per Traini che si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. 4-2 del TD Santa Marinella, doppietta per Traini. Perfetto l'assist al centro per Traini che fa doppietta alla prima occasione buona, anzi alla seconda occasione buona, il TD Santa Marinella in questo secondo tempo va in rete. Ora vediamo quale sarà la reazione del Valencia, sono passati 12 minuti, occhio al cartellino giallo intanto per proteste da parte di Visonà che viene allontanato dal direttore di gara. Pizzei con esperienza va a allontanare il giovane compagno di squadra. Donati, sempre Donati, per Traini, quindi il tocco a favorire Ranzoni che può mettere al centro, occhio alla super parata di Crocetti su questa azione del Santa Marinella, non è finita poi, Evangelista può metterla per Pizzei, Pizzei solo davanti al portiere, prova lo scavetto, si rimane lì, ancora Pizzei, si ferma, Pizzei non calcia, palla all'indietro per Guazzaroni che perde il pallone, poi a rimediare tutto ci pensa Crocetti, l'errore di Evangelista da una parte e dall'altra, due occasioni importantissime, due belle parate dei portieri, Crocetti e Pretto. Ora Pizzei, tanto spazio per il numero 2, ancora Pizzei, Contino intercetta, Pretto frettolosamente spazza via il pallone, ci arriva Guazzaroni che la mette per terra, dalla sfera Evangelista che fisicamente è superiore all'avversario, da per Guazzaroni, ancora Evangelista, incespica sulla sfera, poi con la suola, apre benissimo per Visonà, Visonà per Pizzei, il palo pieno di Pizzei, che opportunità per il Valencia, nuovamente la squadra di Ronchi si dimostra non voler uscire battuta da questo Pala De Angelis, 4-2 il risultato, 2 pali centrati dagli ospiti, 1 per tempo
in questa situazione con Pizzei, il numero 2, che dà proprio per Evangelista. Spera per Visonà. Visonà. Per Guazzaroni, sbaglia il controllo Visonà. Palla fuori, time out. Riprende il gioco con il team di Santa Marinella in vantaggio per 4-2 su un buon Valencia. Rientra De Fazzi, che ha avuto un po' di riposo in panchina. Donati. Bello lo scambio con Traini, che però perde il pallone. Donati, Traini, poi va a toccare la sfera. Palla persa, palla quasi recuperata da parte di Traini. Pizzei ora tocca malamente per Guastaroni, che comunque può far suo il pallone. Poi ancora Pizzei, prova a partire da solo. La sfera per il compagno, nuovamente Pizzei, murato di punta da difensore avversario. Guazzaroni, Crocetti, palla lunga che fa scorrere la difesa del TD Santa Marinella. Traini, De Fazzi, Traini, rallenta il ritmo il Santa Marinella, che si affida più alle folate dei singoli quest'oggi. Ora Traini, un nuovo pressing offensivo del Valencia, che ne ha ancora. Fa girare bene però il pallone il Santa Marinella, con Traini che balla pericolosamente davanti alla porta di Pretto. Ora intercetto difensivo, chiede un blocco Pizzei, e c'è infatti l'arbitro che va a chiarirsi con Evangelista. Anche a me era parso ci fosse un blocco in fase offensiva da parte del Santa Marinella. Ora Traini, salta l'avversario, fallo. Guarda in Cagnesco intanto il direttore di gara. Intanto Crocetti viene ravvisato dallo stesso direttore di gara. E occhio che si è alzato un membro della panchina del Valencia, che viene spedito negli spogliatoi per proteste. In maniera anticipata continua a protestare la squadra ospite. E scorre il tempo, intanto siamo giunti a metà della seconda frazione di gara. Siamo sempre 4-2 per il Santa Marinella sul Valencia. Si continua a perdere tempo, non fa gioco questo al Valencia, che continua a protestare. Traini mette il pallone in terra, sarà lui a battere questo calcio di punizione che ha subito. Sacrosanto il fallo in questa occasione. Giuste però anche le proteste in occasione del mancato blocco fischiato in precedenza a favore del Valencia. De Fazzi per Donati. Donati prova a fare tutto da solo. Donati con la suola per Traini, che cerca nuovamente Donati, che fa scorrere il pallone. Rimessa laterale per Donati. Traini, De Fazzi, De Fazzi per Ranzoni, che salta il portiere, che torna su di lui in un secondo momento. Quindi Pizzei può cercare e trovare Visonà. Visonà lo mette al centro, arriva la chiusura di Donati, poi raddoppiato da Ranzoni, la palla non esce. E la rimessa laterale per il Valencia, che batte in questo momento, spedisce il pallone fuori. C'è rimessa laterale per il Santa Marinella, che è pronto a battere, ma c'è stato un tocco secondo il direttore di gara. Quindi Pizzei per Evangelista, che chiede lo scambio al centro. La suola troppo lunga per il numero 4, che poi lotta al limite dell'area. C'è il calcio di punizione in favore del Valencia. Qua il direttore di gara forse ha invertito la decisione. E c'è quindi questo calcio di punizione con due uomini in barriera punti da Pretto. Sul punto di battuta ci sono Evangelista e Visonà. 18esimo in corso del secondo tempo, 4-2 il risultato a favore del TD Santa Marinella. Evangelista sul pallone. Pretto allunga la barriera.
prova ad andare Evangelista, murato da Pretto, arriva che rimane lì, un'altra murata da parte del difensore, si continua a giocare con Visionà che stoppa, mette a terra la sfera, la dà per Pizzei. Pizzei nuovamente per Evangelista che non dà subito al centro il pallone, si ferma Evangelista, poi la perde nei confronti dell'avversario ma ottiene comunque una rimessa laterale che va a battere lo stesso giocatore ex Blue Bean che chiede la distanza da parte degli avversari, si batte e la perde Evangelista che poi commette fallo e cartellino giallo per il giocatore con la maglia numero 4, forse un po' eccessivo ma spezzava una importante azione in ripartenza e quindi il direttore di gara ha preferito ammonire. L'arbitro ha ammonito e quindi non si può giocare. Ritmi che si sono riabbassati dopo il gol del Santa Marinella e dopo il palo colpito da Pizzei. Ora De Fazzi. De Fazzi, il tocco per Donati che apre benissimo il campo per il compagno e il tiro con la punta da parte di Maggi, bella risposta di Crocetti. Maggi si è mangiato il secondo gol della sua partita a tu per tu con Crocetti. Quindi De Fazzi per Donati, Aranzoni, Valencia che non è più in fase di pressing, prova De Fazzi a saltare l'avversario, anzi Donati non riesce, palla fuori quando mancano 10 più recupero al termine, sempre 4-2 il risultato. Evangelista punta l'avversario, Evangelista ha giocato tantissimo il numero 4. Crocetti, lancio lungo a cercare Evangelista che con la testa non riesce, travolge poi in volo l'avversario. Rimessa dal fondo per il Santa Marinella con Pretto. De Fazzi. Donati. Perde il pallone Donati, non arriva Pizzei. Pizzei gioca la sfera sul compagno. Visionà. Guazzaroni. Intercetta con la coscia De Fazzi, rimessa laterale per il Valencia con Guazzaroni che centra nuovamente De Fazzi. Intanto viene calciato addosso il pallone a Maggi che prende il secondo cartellino giallo, rosso per Maggi, un po' eccessivo qua il secondo giallo per Maggi che era girato e si prende il secondo giallo e va negli spogliatoi anzitempo e dunque inferiorità numerica anche per il TD Santa Marinella. Sei più recupero al termine e il Santa Marinella in inferiorità numerica deve difendere il 4-2 da un Valencia che può accorciare le distanze e lo meriterebbe per quanto visto in campo fino a questo momento. La squadra di Ronchi ha giocato molto bene fino all'espulsione di Fioravanti, ha avuto una fase di calo dopo la metà del primo tempo e poi un buon inizio di secondo tempo lo aveva riportato in partita sul 3-2, salvo poi subire il gol di Traini del 4-2. Ora Margaglio gira la palla con Guazzaroni, sempre Margaglio, apre per Evangelista che può calciare, mettere sotto le gambe dell'avversario, si continua a giocare con Crocetti che dà nuovamente a Margaglio. Guazzaroni, palla dentro, ci arriva Evangelista che accorcia le distanze, 4-3 il risultato, non è morto il Valencia che rientra nuovamente in partita con il gol di Evangelista. Sei più recupero al termine, anzi 5-30 per la precisione, 4-3 il risultato e questo risultato va benissimo al Valencia in vista del ritorno in casa, non va bene al Santa Marinella che sicuramente tecnicamente ne ha di più dell'avversario ma fino a questo momento non è riuscito a prevalere nettamente né tantomeno a chiudere un match che si sta dimostrando oltremodo ostico per gli uomini di Gabriele. Margaglio, Egidi, Crocetti,
sfera per Evangelista. Stefano Evangelista, l'autore del gol del 4-3. Evangelista se ne va ancora una volta. Evangelista incontenibile, viene murato da Ranzoni e c'è calcio d'angolo per gli ospiti. Sul punto di battuta c'è sempre Evangelista, che lascia Lorenzo Margaglio. Ora il Valencia ha tutte le intenzioni di portarsi a casa questo ottimo risultato su un campo difficile come quello del Pala De Angelis. Lorenzo Margaglio aggiusta il pallone. Margaglio dentro e spinge Pretto. Occhio al contropiede del Santa Maria alla Condonati, a capo aperto Donati contro Crocetti. Donati, Crocetti è perfetto in uscita, ancora una volta il portiere con la maglia numero 22. Ora la sfera di Dorinzi per Donati che non controlla. Poteva chiudere il match Donati, perfetto Crocetti, uno dei migliori in campo. Quindi il tocco di Margaglio, arriva Evangelista nuovamente galvanizzato dal gol, l'ex blue green. De Fazzi gli rimane sotto il pallone, ma riesce comunque a gestirlo. Dorinzi non mette al centro, ancora De Fazzi per Donati, ma c'è il gioco fermo per un colpo subito da Margaglio involontariamente da un avversario. Quando scorre il tempo, 3:30 più recupero al termine, 4-3 il risultato, inatteso bisogna dirlo, ma un buon Valencia sta costringendo il Santa Marinella a giocarsi le sue carte in vista del ritorno. Donati, Dorinzi, giocatore che viene dal calcio, Dorinzi resiste fisicamente, palla per Donati, non c'è fallo, anzi sì, si è creato un bel 2 contro 1, ma il direttore di gara ha fischiato infrazione nei confronti di Donati. Il raddoppio di marcatura ha portato al calcio di punizione da zona interessante per il TD Santa Marinella. Traini è sul punto di battuta, una doppietta per lui oggi, un bel destro da fuori su assist di Donati, poi un tocco semplice al centro dell'area a siglare il momentaneo 4-2. Traini osserva il movimento dei compagni, forse calcerà il numero 8. È proprio così, Traini centrale, ci arriva in due tempi Crocetti che poi da per Evangelista, si continua a giocare con Dorinzi che fisicamente regge sul numero 7, lo stesso Evangelista, poi per Visona e Gidi, l'intercetto da parte di Donati che continua a giocare, ancora Donati, palla per De Fazzi, De Fazzi murato ancora una volta da Crocetti, perfetto il portiere degli ospiti, gran partita di Crocetti. Ora sfera per Dorinzi, Dorinzi fitta il tiro, ancora Dorinzi, va via Dorinzi, incontrastato, Dorinzi può mettere al centro, Dorinzi, il tocco sfortunatissimo di Egidi del gol del 5-3 del Santa Marinella, che con fortuna allunga questa volta nei confronti del Valencia l'autogol di Egidi. E dunque a 1:30 dal termine più recupero, il Santa Marinella va sul 5-3. Pizzei, Crocetti, lancio lungo, esce Pretto con i piedi, quindi De Fazzi, ha tanto spazio De Fazzi, De Fazzi, De Fazzi col mancino, non perfetto Crocetti, due gol in meno di un minuto. Il TD Santa Marinella chiude il discorso qualificazione qui al Pala De Angelis, 6-3 il risultato, ma il Valencia è rimasto in partita praticamente fino a un minuto fa. Tanta sfortuna per gli uomini di Ronchi. E su questa occasione termina il match, il TD Santa Marinella con molta fatica vince 6-3 questa partita di andata di Coppa Lazio di C2 sul Valencia.